You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. Sentiamo Mario Contardi le sue considerazioni, non necessariamente di commento a quanto ha detto Cosimato, naturalmente, Mario. In tutti i modi comincio col dire che il mio intervento sarà, contrariamente a quello di Cosimato, più contenuto, in modo che diamo modo al giornalista Martino di fare tutte quante le domande intelligenti e interessanti che certamente avrà preparato. Vedrò di contenermi. Esatto. Fatto questo, passiamo subito a rispondere. E devo dire da una lettura che purtroppo, lo confesso, non faccio molto attenta dei quotidiani, quello lì che mi interessa rimarcare e che perlomeno io ho percepito come tale, non è più tanto una contrapposizione fra destra e sinistra. Cioè, mi spiego un pochettino meglio. Se noi analizziamo bene, no, le fibrillazioni e i dissapori, le scontentezze che ci sono nei due schieramenti, noi vediamo a fasi alterne che per un certo punto noi condividiamo una posizione di Fini, per dire, piuttosto che di D'Alema, che poi su un punto successivo non andiamo a farla. Quindi mi sembra che la contrapposizione decisiva non sia più destra e sinistra, cioè elementi di dissenso e di discordia sono presenti in tutti e due gli schieramenti. Diciamo, una contrapposizione che io per esempio vedo molto rimarcata è quella fra i territori produttivi, non tutti quanti al nord, e i territori e le popolazioni assistite, non tutte quante necessariamente al sud, sommato a problematiche molto importanti che non hanno trovato precedentemente, non trovano nemmeno in questo governo, le soluzioni che pure andrebbero auspicate. E vado a spiegarmi: la riforma costituzionale, la riforma della pensione, la riforma della giustizia, sono tutti quanti anelli che noi vediamo, cioè su cui noi vediamo parte degli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra essere d'accordo su alcuni e essere in disaccordo su altri. Cioè, voglio dire, il problema per esempio di quello che è la rappresentanza del nord non è un problema presente solamente nello schieramento di centrodestra, quando noi abbiamo letto che c'è una fetta importante del PD del nord, rappresentata per dire da Cacciari o da Chiamparino, che pure presentano queste esigenze. Per cui mi sembra che intanto noi dobbiamo sgombrare il campo da una riproposizione un po' vecchia e superata, che è destra contro sinistra, la destra a tutela, come dire, dei ceti produttivi o degli ambienti, e la sinistra a tutela delle popolazioni disagiate. Non è sicuramente questa riproposizione qui superata, è una riproposizione che prevede uno sforzo di approfondimento da parte delle formazioni politiche, un'assunzione di responsabilità non solamente e apparentemente ideologica, ma anche molto, molto pratica, molto decisa, perché poi la trasformazione, andare a incidere su questi anelli che ho, su questi punti che ho detto precedentemente, vuol dire far camminare più e meglio la macchina dello Stato, e se la macchina dello Stato cammina più e meglio, noi ne abbiamo i dovuti benefici. Per cui non andrei molto e non vado molto a sottilizzare sui personalismi che fanno parte della politica, non sono auspicabili, però ne sono parte, e tenete conto che quelli che rappresentano questi personalismi sono delle persone che anagraficamente hanno una certa età, sono cresciuti in questa contrapposizione ideologica, pratica, e quindi sono il prodotto e il frutto di questo qui. Questo era un po' il ragionamento di massima che io volevo fare e che mi sentivo di condividere dopo averlo letto sulla stampa da un commentatore politico che io vi consiglio, che si chiama Luca Ricolfi. Per il resto, per quello che riguarda poi le dinamiche vere e proprie, diciamo, mi riservo di rispondere in un secondo giro di domande, dopo le domande dell'intervistatore, andando a vedere come queste qui si sostanzino a livello nazionale e come poi ci abbiano un riflesso anche a livello locale. Beh, quindi, diciamo, facendo un po' il punto, Peppe Cosimato ha parlato del contrasto che esiste nel centrodestra tra una visione collegiale del partito e una visione tutta centrata sul leader. Mario Contardi invece ha proposto un argomento diverso, che è quello della rappresentanza sociale dei
di questi due schieramenti che sono divisi, diciamo, da trasversalmente. Sì, che sono divisi, diciamo, da una tradizione di linguaggio, forse a questo punto, no? Allora io domando a te, ma la corsa è a rappresentare i ceti ricchi oppure a rappresentare i ceti perdenti, poveri ed emarginati? E in particolare il PD chi vuole rappresentare? Questa qui io ti dico francamente, voglio dire, la risposta, come dire, semplice, populista, che intercetta voti e che prende consenso, questa potrei darle della risposta che più mi verrebbe facilmente darti. Voglio dire, io che in tutti i modi parlavo prima anche dei rappresentanti che anagraficamente hanno una certa età, io non è che tralascio o escludo me, io stesso faccio parte di quello schieramento, intendiamoci. E quindi pormi una domanda di questa in automatico, voglio dire, come default dovrei rispondere, preferisco intercettare i ceti disagiati, le popolazioni, gli operai, così. Però devo dirti che è una domanda che serve, che forse serve più a te piuttosto che all'interlocutore o a quello che ci sta ascoltando, se sono 34, 35, 200, come diceva il giornalista Martino. Diciamo, è più una domanda che serve a te piuttosto che essere un elemento di riflessione per capire questa cosa. Alla domanda tua posta così ti dico che l'interesse mio, l'indirizzo mio, cioè io mi sforzo nell'attività politica di rispondere più alle esigenze di quelle che sono l'elettorato di appartenenza, gli iscritti di appartenenza dello schieramento mio, ed è certamente le fasce meno agiate della popolazione, le fasce operaie, le fasce che maggiormente fortemente sentono il peso della crisi, non le uniche. Ecco, voglio dire, questa riproposizione oggi come oggi, la riproposizione non è tanto fra operai e commercianti, ma fra garantiti e non garantiti, e personalmente nei non garantiti io non è che mi sentirei di escludere l'attività mia, la categoria mia, che sono un commerciante, né mi sentirei di escludere la categoria di Cosimato che fa l'avvocato, fa il libro professionista. Cioè noi siamo delle categorie che siamo dei non garantiti, noi non abbiamo uno stipendio, non abbiamo i contributi, sono tutte quante cose che noi ci facciamo singolarmente da noi, con le nostre capacità, con le nostre professionalità. Cioè, oggi come oggi io ti dico, io mi sento, io quando parlo credo di parlare anche, lo dico anche per Cosimato, secondo me noi facciamo parte delle fasce deboli della popolazione, delle fasce che effettivamente poi alla fine del mese non hanno nessuna rete, nessuna protezione e devono avventurarsi in una situazione in cui c'è un libero mercato, farsi valere ed avere tutte quante una serie di opportunità e di cose che i garantiti si trovano indipendentemente dal lavoro, dalla qualità e dalla capacità sempre e comunque. No, mi piace a questo punto, sì, però sì, fare una domanda analoga a quella che ha fatto Fiorenzo, poi puoi dire quello che vuoi, Peppe. No. Cioè, dietro questo scontro tra Fini e Berlusconi c'è anche uno scontro di classe, per capirci, uno scontro sociale di categorie? Su questo non direi, e voglio riallacciarmi a quanto stava precisando Mario. Non sei d'accordo con me? Sono parzialmente d'accordo. Non posso essere necessariamente totalmente d'accordo, semplicemente perché faccio un'analisi diversa di questa crisi. Si è voluta in modo forte la globalizzazione, che come primo fatto ha espresso una crisi finanziaria mondiale e una crisi nei mercati, nel lavoro, nella produzione, senza precedenti.